Ciao a tutti e benvenuti. Oggi proveremo questo nuovo gel air per il canale. Oggi siamo con il nuovo Mercedes gel air. Abbiamo l'allestimento premium, quindi molto aggressivo, però ha linee più tondeggianti rispetto al precedente modello. Fari multi-beam LED, quindi con l'ultima tecnologia. E vediamo, sul laterale abbiamo a disposizione dei cerchi d'eventi, diciamo, più sportivi e più grandi. Ottima, bella anche la colorazione blu scuro. Seguimi sul laterale, abbiamo mini gonne, anche con il pacchetto a contrasto nero lucido, che diciamo che è un ottimo accostamento. Posteriore, molto bello, che abbiamo, allora, scarichi purtroppo finti, però alla fine rimane bene con queste due cromature, che ha un ottimo design. Bello anche come la cromatura, l'inserto va a definire i fari, questi qua. Allora, vediamo il bagagliaio, la grandezza, ovviamente apertura automatica. Allora, questa è la versione 5 posti con 605 litri di capacità, però sono abbattibili. C'è anche la versione 7 posti, quindi molto comoda. Allora, per facilitare praticamente l'ingresso per caricare i bagagli, sì, con questo tastino abbassiamo le sospensioni posteriori così da facilitare il carico, quindi molto molto pratica. Allora, chiudiamo il bagagliaio, quindi diciamo soddisfacente la capacità di carico. Quindi, che dire, esteticamente l'auto mi ha molto soddisfatto. Eccoci a bordo di questo nuovo Mercedes GLE. Allora, si notano subito i due immensi schermi, che ovviamente riprende l'MBUX della classe A, solidissimi, gli inserti questi qua in pelle. Abbiamo anche la versione proprio full optional con tutti gli accessori, con anche i LED, strisce LED, sia sulle portiere che sulla plancia principale. Come audio abbiamo il sistema Burmaster, quindi audio eccezionale, abbiamo appena fatto un test, bassi profondi ed alti che non stonano. Sono qui con Emanuele che sta avendo le prime sensazioni alla guida, cosa ne pensi? Allora, buongiorno a tutti ragazzi del canale. Quello che ho immaginato ancora prima di salire su questa auto, che fosse una macchina con grandi prestazioni e comfort di alto livello. Dai primi metri appena iniziati questo test sto vedendo che i risultati sono davvero efficaci. La macchina si presenta veramente molto confortevole, si presenta estremamente larga. Guidarla non ha assolutamente nessun difetto per il momento riscontrato. Lo sterzo è diretto, preciso e leggermente un po' più duro, come piace a noi sportivi. Inoltre le palette sono, come Mercedes definisce, tutte in alluminio, sono pratiche, sono veloci, sono rapide, il cambio è un Stronic, quindi zero lag. Automaticamente gli interni sono spettacolari, l'illuminazione è del classe S, che abbiamo già guidato in precedenza. Il motore ha un regime di coppia abbastanza notevole. Quella che oggi abbiamo in prova è la 300D. Esatto, 300D. Adesso ridiamo la parola. Tutti gli inserti in alluminio, anche il tastino, quindi tanta cura per i dettagli. Anche le cuciture, perfette. Allora, adesso infatti faremo un test. Ricordiamo che siamo in città, quindi diciamo ancora non abbiamo potuto provare al meglio le prestazioni di quest'auto. Però più tardi saremo su una strada mista, quindi vedremo come si comporta in modalità dinamica. Ma siamo sul famoso tragitto che avevo detto prima, quindi siamo nella foresta, quindi è un tragitto con piccoli rettilini, curve, quindi si può testare al meglio come si comporta la guida quest'auto. Allora, siamo in comfort, quindi volendo possiamo mettere anche sport, così abbiamo un assetto più rigido. Sì, configurata questo manettino qui. Abbiamo messo in sport, quindi si può mettere in eco per controllare i consumi, comfort per avere uno stile di guida rilassato e sport per affrontare, diciamo, curve un po' più, diciamo, con un assetto più rigido. Allora, vedo infatti con l'assetto sportivo già cambia, comincia a essere più rigida, quindi più diretta nelle direzioni. E invece Manu, cosa ne pensi, tu che stai
Allora, il in primo volante, posto. come ho detto prima, è molto rigido e preciso. Naturalmente il manettino Dynamic in Sport di questo Mercedes GLC cambia davvero l'anima della macchina. Vediamo che il Mercedes sfodera tutti i suoi cavalli a disposizione e li dà automaticamente in progressione man mano che si sente la pressione sull'acceleratore. Vedo che la tenuta di strada è ottima, nonostante ha una mole molto Ricordiamo composta. 2150 kg, questo è il motore del 300 e il 2245 cavalli. Allora, passiamo alla reazione. Ci sono queste quattro bocchette molto belle, di forma rettangolare. Queste sono soltanto estetiche per riprendere, diciamo, sotto, quindi diciamo che stanno molto bene. Piccola nota negativa, essendo così è molto facile il deposito della polvere, però non è un problema. Diciamo, ecco, riprende la bocchetta a destra, lo stesso design. Infatti anche l'impianto, diciamo che stiamo, raffresca in pochi secondi, quindi la temperatura è ottimale. Giusto un piccolo aggiornamento rispetto a prima, e Mercedes. Infatti abbiamo trovato, Ehi Mercedes! c'è stato già l'aggiornamento, Sì? quindi MBUX funziona alla perfezione. Ragazzi, volevo farvi notare che siamo in autostrada e c'è anche il sistema di guida assistita, praticamente fa la curva da sola lasciando le mani dal volante. Però dopo, se praticamente si lascia il volante per troppo tempo, appare una spia rossa che indica di rimettere le mani sul volante. Qui qua in autostrada sempre, è bellissimo il tetto panoramico, offre molta luminosità, abbiamo interni neri in pelle. Ora, devo dire che adesso abbiamo messo il cruise a 130, sembra di stare, cioè, veramente a 60 orari in una strada proprio immensa, senza traffico. Super comfort di bordo, prima La classe. cosa bella, ragazzi, del canale è che questo GLC riconosce i GLE. segnali GLE, scusi, riconosce i segnali stradali. Adesso ad esempio passeremo a 70 e col cruise control attivo si metterà a 70 automaticamente. Ecco qua, si sta Veramente mettendo a 70 km/h. molto intelligente, veramente. Ha superato perfettamente le nostre prove, cosa dici? Sì, tranquillamente. È da acquistare. Io appena finito la prova vado a firmare il mio Si va a contrattino. firmare il contrattino e poi si festeggia, vero? Esatto, champagne. Traiamo le conclusioni. Questo nuovo Mercedes GLE ci ha convinto praticamente al 100%, perché diciamo come comfort, estetica, ci diciamo rappresenta come i nostri gusti, diciamo, di un ragazzo, oppure anche, infatti vediamo che Mercedes ha abbassato lo standard di età, il livello di età, quindi come linee sono molto aggressive, però anche mantenendo pure il comfort classico di Mercedes. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale per seguire nuovi video, e questo è tutto da MBT.